Dopo più di 10 anni le restrizioni stanno per cadere. La notizia è stata ufficialmente comunicata dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, reduce dal viaggio a Bruxelles in cui è stata negoziata la fine dell'embargo sulle carni sarde. È stato raggiunto l'obiettivo dell'eradicazione della peste suina africana, che ha bloccato l'export di produzioni importanti per l'economia isolana, causando gravi perdite al settore zootecnico. Mancano pochi mesi alla svolta decisiva, ha affermato il rappresentante del governo. Abbiamo scritto già nero su bianco che il 15 di dicembre la Commissione europea si esprimerà con un voto sulla fine dell'embargo. Ovviamente ci siamo presi l'impegno a fare tutta una serie di report, uno al mese da qui a dicembre, ma ripeto, è già scritto che il 15 dicembre la Commissione europea si esprimerà. È ragionevole pensare che finalmente a fine anno finirà questo calvario per l'isola e sarà una risposta importante per tutto il settore ovviamente. A Sassari Costa ha visitato 2 centri in prima linea nell'azione di contrasto alla PSA, il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. Il polo di Via Vienna si doterà presto di una nuova struttura ora in costruzione. Ospiterà una Academy regionale di ricerca specializzata in formazione veterinaria e sanitaria. Volevamo far vedere appunto tutte le nostre attività in un momento importante, in un momento dove si parla tanto di salute dell'uomo, dove si parla di salute dell'ambiente, della salute degli animali. E quindi è un momento di grande condivisione di quello che sarà il piano di sviluppo strategico dell'Istituto per i prossimi 3 anni.